prima a Isernia, dove ha incontrato il sindaco e le autorità locali, e un successivo incontro istituzionale alla sala conferenze del Museo Paleolitico, poi a Campobasso, al Centrum Palace, per presentare i 20 candidati della lista di Forza Italia in corsa per le elezioni regionali. È stato un pomeriggio ricco di appuntamenti per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che nei suoi interventi si è soffermato sul ruolo importante che l'Europa può svolgere anche per una piccola regione come il Molise. Noi vogliamo confermarci prima forza politica del centrodestra, ma anche prima forza politica del Molise, per assumerci le responsabilità di governare questa regione, che ha bisogno di un cambiamento, ha bisogno di gente per bene come Donato Toma, candidato presidente. Quindi il rinnovamento parte da Forza Italia, che è in grado di dare esempi, è in grado anche di offrire una lista di candidati giovani, ma anche di candidati esperti, di rappresentanti di forze dell'ordine, di rappresentanti dell'Italia che lavora e che produce, insomma del Molise, come dicevamo, per bene. Sono convinto che il risultato non mancherà, che daremo risposte per la crescita di questa regione, che merita di sconfiggere la disoccupazione, l'immigrazione crescente, illegale, e che merita di vivere in sicurezza. Sulla riduzione dei costi della politica, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, Tajani ha rivendicato la sua primogenitura. Il Movimento 5 Stelle, sono contento che segua il mio esempio. Io ho rinunciato a mezzo milione di euro, che è la mia buona uscita da commissario europeo, rinuncio ogni mese a 1.400 euro di indennità da presidente del Parlamento europeo, ho ridotto di due terzi i costi della presidenza del Parlamento europeo e ho ridotto del 20% il numero dei componenti del gabinetto del presidente. Quindi, se il Movimento 5 Stelle segue l'esempio del presidente del Parlamento europeo di Forza Italia, è un fatto positivo. Noi siamo contenti che gli altri ci seguano. Il candidato presidente Donato Toma ha detto che verrà spesso in Europa da Antonio Tajani. Assolutamente sì, è un fatto positivo che un Presidente di Regione guardi all'Europa non soltanto per venire in qualche occasione, ma per avere un rapporto stabile. Così si conta, così si ottengono finanziamenti, così si hanno informazioni. Mi pare che Toma stia partendo col piede giusto per fare bene il Presidente della Regione Molise. A fare gli onori di casa, l'eurodeputato Aldo Patriciello e la coordinatrice di Forza Italia Anna Elsa Tartaglione, che ha presentato uno ad uno i 20 aspiranti consiglieri, tra i quali spiccano i nomi di due uscenti, Nicola Cavaliere e Massimiliano Scarabeo, diversi amministratori e tanti giovani. Credo che oggi la dimostrazione che in così poco tempo si è riuscito a organizzare un evento per la venuta del Presidente del Parlamento europeo ed ha visto presenti tutti i nostri sostenitori accanto dei candidati di Forza Italia, penso che sia una buona risposta a quanti oggi invece pensano che il centrodestra sia qualche punto indietro. Io penso invece che il centrodestra stia recuperando e che forse il voto del 4 marzo sia stata solo una piccola compagine che invece verrà scardinata il 22 di aprile. Presente e protagonista della kermesse, anche il candidato presidente del centrodestra, Donato Toma, in versione Martin Luther King. Yes, I have a dream, ho un sogno, e quel sogno è di ridare dignità a tutti i molisani, di ridare il lavoro a quelli che l'hanno perso.